Che dire, questo ingrediente utilizzato spesso in questo periodo più che altro per fare delle decorazioni, per una tradizione che viene da lontano, che non è nostra, ma l'abbiamo acquisita come Halloween, quindi scavata, non tanto questa, ma magari le zucche, quelle arancioni, per fare delle candele, un qualcosa che a me mi piange anche un po' il cuore quando le vedo, non perché ho paura, bensì perché io lo vedo come un ingrediente buttato via, perché questo ingrediente qua, utilizzato soprattutto in Emilia, dove io sono cresciuto culinariamente quando lavoravo per le riviste, era uno dei tanti ingredienti tradizionali poveri. Questa è la zucca mantovana o cappello del prete, si riconosce perché è schiacciata sopra e sotto, è la mia preferita perché è molto compatta, quindi poca acqua dentro, molto sapore, e quindi quando si cuoce la poca acqua fa sì che questa diventi cremosissima, quindi è adatta per fare gli gnocchi, è ottima per fare il risotto, per fare i ripieni dei tortelli, vedi la ricetta tradizionale. Quindi non vi darò delle ricette per Halloween, fate pure i biscottini, quelli a forma di ossa, fate i teschietti, fate le decorazioni, i pancake, quello che vi pare. Noi faremo due cose molto semplici, ma che se fatte con cura vi daranno una soddisfazione stupenda, con un ingrediente che spesso viene visto come dolciastro, come stucchevole, ma che se trattato con cura e con qualche piccolo trucchetto ha un sapore, un'avvolgenza, un aroma e anche un bel colore che farà stare bene e molto seduti e fermi i vostri ospiti a tavola. Un risotto top, fatto come si deve, e poi ne facciamo una parte in carpione, quindi un qualcosa che si mangia poi freddo, leggermente agrodolce, da abbinare sia a carni bianche, sia a dei pesci anche un po' saporiti, ma soprattutto se siete amanti dei formaggi, è l'abbinamento perfetto. Andiamo! Ho avuto la passione per il cibo fin da piccolo. La buona cucina è un'arte fatta di dettagli. La scelta è l'ingrediente giusto. Le astuzie nella cottura. Seguimi in questa avventura. Io sono Simone Luggiati e questa è Food Maniac. Innanzitutto, per fare un buon risotto ci vuole un buon brodo, perché è la parte liquida quella che viene assorbita dal chicco che darà il sapore anche al cuore del chicco stesso. Quindi vi ricordo come si fa. Sedano, carota e cipolla sono gli odori principali. La cipolla potete anche piastrarla leggermente in padella, senza grassi, in modo da farla colorire e in modo che poi questa possa leggermente dare una sorta di bronzatura al brodo e lo rende anche più aromatico e più dolciastro. E poi un pezzo di muscolo o di costato, quindi manzo, e una bella coscia di pollo, possibilmente incisa, così il sapore esce meglio. Si parte a freddo, si mette un pizzico di sale e si fa bollire almeno una mezz'oretta. Per il risotto alla zucca la base la faccio con il porro, lo faccio cuocere a bassissima temperatura altrimenti si brucia, con un pochino di burro, lo faccio allentare piano piano e poi quando comincia a prendere temperatura utilizzo il brodo stesso per abbassare la stessa temperatura e far sì che l'olio essenziale del porro possa evaporare, uscire, in modo che rimanga soltanto un qualcosa di molto morbido, dolciastro e anche leggermente cremoso. Visto che taglio il burro, una piccola parte la metto in freezer, in modo che mi si possa congelare leggermente e utilizzarlo poi per la mantecatura finale, in modo che lo sbalzo termico renda la mia onda del risotto un qualcosa di unico, lucente e cremosissimo. Dopo 5 minuti circa il porro si è stufato e quindi lo toglierò dalla casseruola, l'asciugo con la carta assorbente in modo da non lasciare nessun piccolo residuo, altrimenti per tostare il riso dovrò alzare la temperatura, questi piccoli residui si bruceranno e daranno un sapore piuttosto amarognolo. Quindi senza grassi in padella aggiungo il riso, un carnaroli in questo caso del pavese, e lo tosto girandolo continuamente, almeno per 3-4 minuti. Questo permetterà al chicco di fare una sorta di piccola pellicola esterna, rimarrà leggermente sgranato così non si appiccica e anche più al dente a fine cottura. Appena tostato si comincia a bagnare. È il mio momento preferito perché sento quel classico start che mi dice da adesso sono 18 minuti, ma non è start, è shh. Appena giunto il brodo si abbassa la temperatura e posso quindi riaggiungere il porro. Uno, due minuti di cottura, tocca già alla zucca. Io l'ho pelata, l'ho privata dei semi e l'ho tagliata poi prima a listarelle e poi da questa a dei piccoli dadini.
calcolate bene la dimensione, perché il riso appena viene bagnato comincia un countdown di 16-18 minuti circa a seconda del riso, e quindi se li fate troppo grandi non saranno pronti poi a fine cottura, e in questo caso dovete partire a cuocerli insieme al porro. Non verranno poi, come farò io il risotto, a dadini, ma tenderanno un po' a spaccarsi. È gusto vostro. Se volete una crema tutta gialla con il riso dentro, fateli partire insieme al porro, altrimenti fate come me. Quando il riso è al dente, assaggiatelo, deve ancora avere quella parte interna dell'anima un po' duretta, lo togliete dal fuoco, deve appoggiarsi su un sottopentola. Lì inizia il momento più critico e più importante del risotto, la mantecatura. Allora, il burro che abbiamo congelato andrà all'interno, senza girarlo troppo. E poi il formaggio. Io utilizzo un parmigiano reggiano, questo è buonissimo. Non guardate tanto il volume, perché io lo grattugio con una grattugia che fa le scaglie e quindi tende a prendere tantissimo volume, ma la quantità è circa 50-60 grammi. Ah, e non buttate la crosta, bensì tagliatela via e lasciatela in infusione dentro il brodo. Questa diventerà morbidissima e mi servirà alla fine per dare uno sbalzo croccante. Mettete il coperchio e fate riposare per 1-2 minuti. Nel frattempo scolo la crosta, che si è ammorbidita. La faccio piastrare in padella antiaderente senza aggiungere grassi, prima dalla parte della crosta e poi dalla parte dell'interno, che diventerà una sorta di cialdina, quindi uno strato croccantissimo esterno e dentro un po' gommosa. Questa mi servirà tagliata a tocchetti per completare il risotto. Ah, il risotto! Togliete il coperchio, cominciate a girare velocemente con la spatola in modo da omogenizzare il burro che ha cominciato a sciogliersi, il formaggio stesso, e poi per dare un po' di profumo io ho aggiunto un pochino di rosmarino, anche tagliuzzato col coltellino, serve soltanto a dare un picco in più al risotto, non lo mettete prima altrimenti diventa amaro. E adesso guardate, questa è l'onda che vi dicevo prima, nel risotto fermo, nel risotto che schizza, la mantecatura perfetta. Impiatto il risotto e poi lo batto in modo da avere uno strato omogeneo. Lasciate sempre i risotti piuttosto morbidi, perché anche semplicemente quando sono impiattati continuano ad assorbire acqua, o meglio ancora brodo, e a evaporare, e quindi tendono ad asciugarsi velocemente. E io ho ancora da mettere i miei pezzettini di crosta di grana, e poi, visto che siamo su una ricetta tendenzialmente emiliana con prodotti emiliani, non poteva che non starci bene qualche goccia di aceto balsamico, mi raccomando, tradizionale di Modena, è quello denso, non addensato. Il tocco d'acidità l'abbiamo dato su un piatto che ha due ingredienti dolci, sia il porro che la zucca. L'ingrediente croccante e salino, il formaggio, l'abbiamo messo sia sciolto che croccante. Insomma, un piatto semplicissimo, elegantissimo e di grande effetto. Piace a grandi, bambini e soprattutto alle donne. Con la parte più spessa della zucca che avevo lasciato in precedenza, vado a fare una sorta di carpione. È facilissimo, utilizzo un olio d'oliva per friggere questa volta, o meglio ancora un extravergine se ce l'avete in abbondanza. Friggete i dadini di zucca fino a che non saranno croccanti e dorati esternamente. Attenzione, sollevateli delicatamente perché dentro si ammorbidisce perché contiene acqua e quindi tendono ad essere piuttosto fragili. Nel frattempo preparate un piccolo pentolino con i seguenti ingredienti. Delle fette di cipolla, io utilizzo un cipollotto di Tropea che dà un profumo stupendo. Aggiungo delle bacche di pepe nero per dare un po' di forte. Ovviamente extravergine. E poi i profumi. Metto della salvia, del rosmarino e dell'alloro, sta benissimo. Faccio infondere a fiamma alta per circa 30 secondi e poi sfumo e deglasso il tutto con dell'aceto di vino bianco. Io, che sono un po' fighetto, utilizzo un aceto di champagne, è molto più delicato e più profumato. A questo punto la temperatura si è abbassata e posso aggiungere l'ingrediente che darà l'agrodolce, o meglio, il dolce, miele di castagno. Ne basta circa un cucchiaio abbondante, questo comincerà a caramellare tutto questo mio fondo e stempera anche l'acidità dell'aceto di vino stesso. 2-3 minuti di cottura e poi stemperiamo con 2-3 cucchiai d'acqua fredda, in modo che si blocchi tutto lì e questo guazzetto profumatissimo è pronto per bagnare i miei dadi di zucca. Anzi, loro sono pronti ad assorbirselo. Non li asciugate i dadini di zucca quando li scolate, perché nella ricetta originale del carpione addirittura c'è un pochino anche di olio di frittura. Io non voglio appesantirlo, però se ne rimane 2-3 gocce non fa male a nessuno. Li dispongo in una piccola vaschetta o in una pirofila da forno e li vado a glassare, prima con gli odori, in modo che siano disposti omogeneamente, e poi li bagno col suo carpione.
fate intiepidire, o meglio ancora, raffreddare il tutto in modo che i dadini di zucca così dolci possano assorbirsi questa marinata agrodolce con il finale leggermente acidulo dell'aceto di vino stesso, e poi serviteli come più vi piace. Vi ho detto, con le carni bianche sono stupendi, con i formaggi ancora di più.